Buondì, benvenuti a Akuba's Revenge 2, il seguito del gioco che abbiamo giocato martedì. La tua infanzia insieme all'uno. Sono molto affezionato ai giochi in flash di Mario. Personalmente non ho mai giocato a questi in particolare, quindi è la prima volta che ci gioco. Ne ho giocati altri, ma non a questi qui. Sistemo un pochino la finestra. Ok, dovrebbe essere tutto pronto. Già graficamente sembra molto meglio. Diciamo meglio, ecco, non, magari non eccellente, però sembra molto molto meglio. Quindi, giochiamo, fai il vuoto. Se sei nuovo a Super Mario Bros, ti raccomandiamo di leggere le istruzioni dettagliate. No, va bene, dai, fammi giocare. Controlli ASF. Ok. Quindi posso scegliere di tenere premuto il tasto dell'attacco per correre, quindi come in Super Mario Bros. Però non so com'è altrimenti, cioè corre di default se non lo attivo? Cioè, se non lo attivo, corre sempre? Perché se corre sempre mi sta bene. Facciamo che metto sì, quindi così è più tradizionale. Oh, si può scegliere il personaggio, quindi abbiamo Koopa, un tipo timido verde e un Goomba, molto arrabbiato. Non hai mai visto queste piccole cutscene quando ci giocavi tu? Credo che sia stato aggiornato un po' col passare del tempo. Gli altri schemi, troppo tardi. Ciao Zaki! Hanno sostituito i baby con qualcosa di diverso. Interessante. Tipo timido? Io terrei Koopa perché è il protagonista del gioco, quindi andiamo col Koopa, almeno per ora. Ok, graficamente molto, molto meglio. Fighter Fly, benvenuto alla Crashed Airship, quindi alla nave volante, all'aeronave schiantata. Abbiamo un bel tutorial per insegnarti come si gioca. Una stanza dedicata a cambiare il personaggio. Un posto in cui puoi ascoltare la musica. E una stanza per controllare tutti i Koopaling che hai salvato. Ok. Quindi, i Bowserotti. Quindi, qui. Ok, tieni premuto il salto per saltare più in alto. Puoi notare, va bene, questo è un tutorial di base. Questo gioco ha un sacco di roba da prendere per il 100%, o 107%, C'è qualcosa qui? Sembra di no. Ricorda di usare il tuo tempo bene, in questo gioco c'è un managing delle azioni che ti possono aumentare fattori come... gioco sbagliato. Oh, posso anche fare così, figo! Come New Super Mario Bros! Ok. C'è anche il wall jump. Così posso arrampicarmi. Sembra fatto molto molto bene. Il Koopa in acqua ti sembra strano, in effetti. È raro vedere il Koopa in acqua. Ok, wall jump. Il wall jump è molto comodo. Ok. C'è la stella. Una stella arrabbiata. E brilla tutto il contorno. I nemici sono one up, ovviamente. I nemici sono le cose buone. Premi l'attacco. Ok, ci sono i vegetali da prendere, stile Super Mario Bros. 2. Wow, wow. Tieni premuto giù per fare la scivolata. E premi salto per saltare fuori dalla scivolata. Abbiamo ucciso Vinesauce, sì. Ok. Sto leggendo tra me e me. Sali sopra il tubo ed entraci. Quale tubo? L'ho perso già.
O è questo tubo? Quello arancione. Congratulazioni per aver completato il tutorial. Digli che FF ti ha mandato. Oh, grazie per il consiglio. Vediamo. Siamo di sopra. Come sei finito qui? Scommetto che ci sono molti posti belli che puoi raggiungere esplorando. Figo. Ok, mi sta piacendo molto. Quell'effetto sonoro è rumorosissimo. La musica di Smash Melee, sì. Credo che qua sia tutto, che non ci sia altro da fare. La prima impressione è molto molto buona. Non so se c'eravate martedì e vi ricordate com'era l'altro gioco? Ok. So fare le cose. Ok, molto semplice in realtà. È un passo avanti enorme. Enorme. Come si esce? La battuta in arrivo? Arriva una battuta, tengo pronto l'effetto sonoro della risata. Uno dei primi collezionabili serve per accedere a una sezione del gioco, interessante. Sono nascoste molto bene, oh no, mi servirà YouTube. Non so se finirò davvero al 100%. Diciamo che... Oh, ecco qui. Come minimo... questo cos'è? Ok, la musica. Quanta roba c'è? Quanta roba c'è? Quanto... Scusate, quanto dura questo gioco? In cosa mi sto andando a ficcare? Quanto durerà? Quanti anni durerà? Ah, diciamo, comunque, non so se finirò davvero al 100% o se semplicemente punterò al boss finale e basta. Chi temono tanto? I pro player di Melee? I pro player di Fragole! In italiano viene più naturale pronunciarlo tipo Meli, Meli, però no, dovrebbe essere Mele, quindi cerco di dirlo bene. Domanda, se metti in pausa, controlli. Posso mettere ZX? No, sembra di no. Va bene così. Qualità alta. Va bene. Ok. Che ricordi la canzone? Oh, ecco qui. Chi è lui? È Lemmy Ludwig. Non è Ludwig, è lui. Ok, Larry. Li ho detti quasi tutti, tranne Larry. Un giorno me li ricorderò, sapete che non me li ricordo mai. Qua posso cambiare skin. Va bene, per ora va bene così. Dopo 385 giochi stufano, ma... Sì, non è così difficile distinguerli. Questa è la mappa del mondo. Anche qua esteticamente non è il massimo, però è meglio. Livello 1. L'inizio è molto stile Super Mario Bros. Guardate il fuoco che brucia l'erba! Guardate qua! Bowserotto preferito. Come hai potuto capire, non sono un grande fan dei Bowserotti. Però se dovessi dirne uno, mi sta simpatico Ludwig. Per il tema musicale, esteticamente mi sta simpatico. Guardate Mario, è tipo un pupazzo di Mario. Ascolta amico, ogni livello ha quattro inquietanti bambole degli idraulici.
Se le distruggi 4, ottieni una vita extra. Però devi distruggerle tutte, se non... Ok, se ne fai 3, non ottieni niente. Ok. Guardate il dettaglio dell'erba che brucia. Crepa. Wow. Questo gioco è davvero carino esteticamente. Tuo preferito è Roy. Mandorla dice Lemmy. Duranar dice Ludwig. Un altro gioco in mente, Kill the Plumber. Qua ci sono anche gli oggetti nella riserva, mi sa. Stile Super Mario World. Cos'è la musica? Forse Roy rivalutato? Una cosa che non mi piace dei Bowserotti è che nei giochi vecchi non avevano nessuna personalità. Però nei Mario e Luigi recenti gliel'hanno data un po' di personalità. In Paper Jam, nei remake. Quindi adesso un pochino di personalità ce l'hanno. Team Larry. Ok, uccidiamo Waluigi. Mi sa che ho saltato la maggior parte del livello, torniamo indietro. I ricordi di questa canzone. Questi giochi sono l'infanzia per molta gente. Molta gente andava su siti come Newgrounds, giocava... Anch'io, ovviamente. Giocava a questi giochi in flash. E sono la loro infanzia. Io non ho giocato a questi in particolare, però ne ho giocati molti altri. 3 monete in ogni livello. 3 monete? Dei Bowserotti, dici? Sono nascoste molto bene allora, perché non ne ho vista neanche una. Un gioco di Mario con boss finale, Sonic e la musica di Genova. Genova. Beh, quella musica c'era anche in Koopa's Revenge 1, nel boss finale. 3 monete argentate, ok. I controlli sono molto meglio, non ho ancora commentato i controlli. Sono molto meglio. Una cosa che mi lamentavo sempre, in Koopa's Revenge 1, è che ti fermavi subito. Tipo, facevi un salto così, io ora lascio andare, giusto? E il personaggio continua ad andare, anche dopo che io lascio andare. Perché c'è il momentum. Correttamente qua hanno messo il momentum. Invece nell'1 ti fermavi subito. Ed era un casino. Ciao Real RPG Gamer. RP Gamer. Prima o poi imparerò a dirlo bene. Oh, ecco qua, una moneta argentata. Una musica che si adatta bene per i boss finali, sì. Anche se... non lo so. È un po' ironico il fatto che si adatta bene ai boss finali quando nel gioco di appartenenza non è per un boss finale. È fatto bene questo gioco, sì. Questo gioco mi sta piacendo molto. Mi sa che ho perso Luigi. RIP. Quello che hai giocato di più tra i due. Immagino il perché. È decisamente fatto meglio. Almeno da quello che vedo finora, sembra già molto buono. Nah, volendo potrei rifarlo, se voglio completare al 100%. È un buon momento per salvare, ok. Devo selezionare col mouse, mi sa? Ok. Un classico che una musica in un gioco fan-made viene usata per altro, sì. Vediamo cosa mi ha mandato Luaxio. Allora, qua ci sono io. In HD. Storm in HD. Questo è il mio remaster. Sembra quasi che potrei appartenere a questo gioco. Scusate un attimo, se faccio così... Datemi un attimo, eh. Così, potrei stare in questo gioco da qualche parte. Ci sto bene, vero? L'altra cosa che mi ha mandato è...
Kirby Golf, la pallina è Kirby. Grazie per questi Photoshop fatti in diretta, Luxio. Esiste già un gioco di golf di Kirby su Super Nintendo. Si chiama Dream Course, se non sbaglio. Mi faccio gigante così sembro un boss. Va bene. Boss finale. Non puoi passare, non puoi entrare in questo tubo, perché ci sono seduto sopra. Kirby Golf e Dream Course, però meglio. Cosa sono questi cosi? Oddio, sono tipo Goomba, ma non sono Goomba. Sembrano nemici di Metroid. Ok. Se non ne sei al corrente, ci sono delle travi che si muovono avanti e indietro, quindi questi qui. Ok. O che cadono in questo caso. Forse era meglio se andavo prima sopra? Ok. Uccidiamo Mario. Ovviamente si può salire quassù. Dream Course è molto ostico. Sì, Dream Course è sorprendentemente difficile. Ok. Siamo nudi, siamo nudi! Siamo nudi. Quel Mario era creepy, sì. Parecchio creepy. Questo gioco comunque è del 2014, quindi è molto più recente. È stato fatto 8 anni dopo il primo. Nel 2014 praticamente, se ci pensate, il primo nel 2006 è uscito prima di Mario Galaxy. Questo invece 2014 è uscito dopo 3D World. Quindi pensate quanto è grande questo gap di tempo. Nel frattempo sono usciti Galaxy 1, Galaxy 2 e 3D World. Ok, wow, devo imparare il tempismo. Koopa in Mutandis back. Sapete perché sto saltando tardi? Sapete perché? È colpa di Mario Forever. È tutta colpa di Mario Forever, perché in quel gioco c'era una cosa quasi identica. Bisognava saltare nel momento più tardi possibile. Fatti colpire di nuovo. Per fare diventare lo stream 17 più. Ok, ora è 17 più. Io ho un po' questo problema, che giocando a tutti i giochi di tipo diverso, da Mario Forever, giochi in Flash, Hack, non imparo mai niente. Ok, stavolta troppo presto. Però forse posso fare così col wall jump? Ok, era tornata alla trave. Bene. Guardate come muoio per fare quel segreto. Quindi, quando inizio un gioco, anche se i controlli sono buoni, anche se il gioco è buono e anche se è facile, mi serve comunque un pochino per abituarmi. Quello che funziona in un gioco non funziona nell'altro. Il salto è molto alto quando rimbalzi. Protagonisti della creepypasta. Una scritta insanguinata che diceva torni indietro. E invece hai proceduto. Sì, tipico comportamento dei personaggi nei giochi horror. O nei film horror. Ok. Riprovo. Ok. Non riprovo più, riprovo più tardi. Mi dai il fiore che ho di scorta? Hai ragione. Come Super Mario World.
L'abbiamo fatta anche noi, vero? La scritta torna indietro. Grazie per il consiglio, Silver. Ok, quindi vado un po' più veloce. Non vado veloce. Sì, da noi nella nostra hack che abbiamo fatto un po' di anni fa, abbiamo messo un ascensore che ti diceva torna indietro, però non potevi tornare indietro, perché l'ascensore scende e basta. Ciao Luigi, grazie per aver guardato. Qui ci tornerò più avanti, se deciderò di fare 100% ci tornerò. Ok, no, non sono vulnerabile al fuoco. Potrebbe esserci qualcosa quassù? Va bene. Alt più F4 per ottenere un power-up segreto. Proviamo. Non ha funzionato. Luigi è morto. Ok, questi cosi sono più lenti di quanto pensassi. Buon pomeriggio, Diego. Sarà un bug già. Ok, checkpoint. Ok. I controlli sono molto meglio. Lo so che sto facendo schifo perché ho appena iniziato, però i controlli sono molto molto meglio. Prova a cliccare il pulsante spegnimento, va bene? Fidati. Ah, questo è un one-up? Sì. Molto carino lo sfondo, guardate che bello! Ah, forse questa è un'uscita segreta? Guardate il Koopa che mi fissa. Guardatelo. Guardatelo. Quindi, Yellow Switch Palace. Una cosa che manca nei giochi di Mario sono monete stelle ottenibili col backtracking. È vero. Ma penso che sia una cosa fatta consapevolmente, in Mario, che cercano di fare il gioco piuttosto lineare, nel senso che vai avanti e basta, al contrario di un Metroid o di altri giochi. Questo è uno Switch Palace, premi il grande pulsante alla fine per far apparire i blocchi gialli, ok. Come in Super Mario World. Mi ha mandato un'altra cosa. Oddio. Virtual Boy! Ok, alzi la mano in chat chi è un fan del Virtual Boy. Non affollatevi. Tutti i fan del Virtual Boy saranno felici di vedere il Virtual Boy su Nintendo Switch Online. Questo è un mock-up fatto sempre da Luaxio. Questi sono i giochi che ci sarebbero da giocare. Non sono molti. Ovviamente c'è Wario Land. Io impazzisco all'idea che non hanno messo Wario Land sul 3DS, Wario Land per Virtual Boy. Era l'occasione perfetta, non lo rivedremo mai più, mai più. Hanno perso completamente l'occasione. Poi c'è Mario Clash, che è semplicemente Mario Bros. In una versione un pochino più avanzata, Mario Tennis, che è Mario Tennis scemo. Gli altri non li conosco bene. È un grande peccato che Wario Land per Virtual Boy non possiamo giocarci, o almeno non nella versione per come era inteso originariamente. Mi sono fatto fregare! Oh, non si può tornare indietro, ok. 70 euro a persona. Ok. 2 miliardi di euro al secondo, sì. Ok, non fissarmi così, Koopa. Ok, mi consiglia di salvare, ma non ne ho bisogno. Scherzo, salvo.
Quindi, ricorda che ho preso le monete argentate. Devo trovare la terza. Credo che ignorerò Mario, Luigi e Baby Wario. Non Baby Wario, Wario e Waluigi. Non sono baby, qui sono bambole. Mario Tennis che è Mario Tennis scemo, sì. Non ci ho mai giocato in realtà, l'ho solo visto su YouTube. Ok. Tengo gli occhi aperti per la terza moneta. Qua c'è il checkpoint, fin qua c'eravamo. Ouch. Ok. Qua non è... non è molto buono, diciamo, come sfida. Perché ti sembra tipo che devi farli tutti così per salire. E invece no, basta salire da qui. Nintendo ha annunciato un direct dedicato a Pikmin. Fidati, sì. Oh, qua serviva quello per salire. Ok. Ecco qui. Là c'era Wario. Oh, 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 va tutto bene, va tutto bene, va tutto molto bene, va tutto molto bene. Waluigi. È inquietante come guarda. Come ti segue con lo sguardo. Questo gioco ha anche degli achievement su Newgrounds. Io non ci sto giocando su Newgrounds, l'ho scaricato, quindi non avrò gli achievements. Va tutto molto bene. Ok. Lo sfondo qua è un po' particolare. È particolare come stile, diciamo. Non è molto simile allo stile dei livelli precedenti. C'è un'ape. L'ape di Mario Galaxy. Bene. Sono molto bravo. A proposito di imparare i controlli. Ok, quindi un po' come Super Mario World. Ma perché ora è di notte? Scusate, perché prima era di giorno e ora è di notte? Ah, stavo dicendo comunque. Che stavo dicendo? Non lo so, mi sono distratto perché ora è notte. Ok. Oh, la piuma! Ah, dicevo, come in Super Mario World, i blocchi gialli aiutano a fare platforming. Siccome ho blocchi gialli, adesso posso avere più piattaforme. Si può anche volare, mi sa. La dolce ape, sì. Quindi, per esempio, posso fare così e sbagliare. È sbagliare. Qua invece il momentum mi ha fregato. Ho avuto più momentum di quanto mi aspettassi. Ed è di nuovo giorno. Vengono alternate e cambiano alcune cose. Figo. Molto interessante. Sembra un gioco davvero ben fatto, davvero curato. Ok. Ignoro i baby. Un altro gioco di piattaforme che sto giocando ultimamente è Spelunky, ve lo dico spesso. Quel gioco continua a distruggermi. Un giorno vi dirò, l'ho finito! Invece no, finora continua a distruggermi. Ah, là c'era Wario. Ok, una cosa che devo imparare è che quando voli così,
Il tuo momentum continua, ti porti in avanti, anche se smetti di premere, tipo, faccio così, non sto premendo più niente, vai avanti ugualmente. Ho sbagliato! Concetto giusto, esecuzione sbagliata. Non hai superato la prima zona una volta. In questo gioco, dici? Ah no, dici in Spelunky, ok. In Spelunky 2. Mi fa piacere che ci stai giocando anche tu. È davvero, davvero cattivo. Quel gioco... Il problema di quel gioco è questo. Ci sono magari 10 cose da fare, però hai il tempo di farne 2. Perché dopo 3 minuti appare un fantasma che ti ammazza. In un colpo solo. Ok, ecco qui. Quindi devi riuscire a fare tante cose in poco tempo. Bene, sono molto bravo. Però ho il checkpoint. Quindi ripartiamo vicini. Bene, sono molto bravo, ma migliorerò. Dovreste vedere quanto sono bravo in Spelunky, invece. E ho perso il fiore. Wow! Grazie per il wow. Ok. Va tutto bene, va tutto bene. Inoltre in Spelunky, avete presente come nel tipico gioco... Devo dire che mi confonde un pochino il fatto che i bordi sono così sparaflesciosi con i colori arcobaleno. Ok, era finito. Dicevo, in Spelunky non c'è l'inventario. Non è che tipo prendi un oggetto e ti resta. Oh no, per niente. In Spelunky devi portare gli oggetti a mano. E ci sono tipo un mucchio di oggetti da portare. Vuoi portare un'arma? Portala a mano. Vuoi portare... Vuoi portare... un gatto? Perché se porti il gatto all'uscita ottieni un HP? Lo devi portare a mano. E hai poco tempo e hai così tante cose, puoi portare una cosa alla volta. Il mercante fucile gratis, morte tra due livelli, sì. Ci sono i mercanti... che puoi derubare. Solo che se li derubi poi per i livelli successivi ti inseguono e ti sparano. Quindi è un rischio calcolato. Non conosci Spelunky. È un gioco indie molto buono. Lo odio e lui odia me, però è molto buono. È un odio reciproco. Una cosa che ho imparato è che... conviene colpire il mercante per derubarlo, però senza ammazzarlo. Così ti perdona dopo un paio di livelli. Mi piacciono molto questi baby Yoshi. Le montagne arrabbiate, sì. Sembra un uomo con i capelli... coi capelli bianchi. C'è intanto Mr. Cane in sottofondo. Comunque questi Yoshi hanno tipo le braccia umane. io ci sono andato a sbattere, sono un genio. Ho schiacciato i fiori! Adoro il dettaglio di questi giochi, di questo gioco. Poveri baby Yoshi, già. Ok, quando non abbiamo il power up non si può fare che mi metto nel guscio, ovviamente. Ah, lì c'è il checkpoint. Ok. Oh, ok. Ok, sto bruciando il sedere a questo Yoshi, però non muore.
Una cosa che manca per ora a questo gioco sono i Toad. Una cosa che amavo nel primo gioco era la possibilità... Perfetto! Perfetto! L'ho appena detto e sono arrivati! Una cosa che mi mancava era la possibilità di uccidere i Toad. Quindi sono molto felice che finalmente c'è un Toad, così posso ucciderlo. Bene. Perfetto, 10 su 10. Ok, 2 monete su 3. Metto nella riserva. Davvero mi sta sorprendendo questo gioco. Sta andando oltre le mie aspettative. Mi aspettavo che fosse comunque più o meno al livello del primo. Migliore sì, però più o meno allo stesso livello. Invece no. Invece è dannatamente buono. Ok. Ok! La qualità della musica è sempre terribile, sì. Diciamo che la musica è carina, ma... come si dice, la qualità della musica, no, nel senso... è compressa, ecco. La musica di per sé è carina, però è molto compressa. Ho mancato solo Mario. Non posso arrivarci? Sì. Ok, devo fare così per prendere quella. Viene dopo il fungo. Ok. Così. Che inquietudine, babies. Sì, non sono baby, ma sono... bambole. Quindi peggio. I donut block? Sì, cadono dopo un po'. Immagino di non poter andare nell'acqua, come in Super Mario Bros. 1. I delfini! Ok, i delfini qua ti fanno male, al contrario di Super Mario World. La clip del momento del tempismo perfetto col Toad. Grazie per la clip! Invece no, si può notare! Non me l'aspettavo, credevo di essere morto ormai. Ok. C'era un one up lì. Non me l'aspettavo e l'ho perso. Stai cercando di scambiare Animal Crossing con Breath of the Wild o 3D All Stars mentre ti godi la live. Secondo me fai un buono scambio. 3D All Stars è un'ottima scelta se non hai mai giocato a uno tra i tre giochi. Dovresti fare l'italiano, ma è meno importante. Se per caso non hai mai giocato a 64 oppure Sunshine o Galaxy, allora sì, è una buona idea. Ciao Bafio, come va? Ah, cos'è questo coso dello squalo? Ci sono squali qua. Questo è un nemico originale, non è un nemico di Mario. Purtroppo tutti rifiutano. Sai, probabilmente ormai tutti hanno Animal Crossing, quindi magari non c'è tanta gente che lo cerca ancora. Oddio. Ok, va tutto bene. Checkpoint. La musica è carina. La qualità è molto compressa, però è carina. Inoltre, non so se la musica viene da qualche gioco o se è originale. Perché non l'ho mai sentita prima. Un tizio vuole scambiare Breath of the Wild. Per quanto riguarda la serie di Zelda, io amo molto la serie di Zelda. L'unico che mi manca ancora da finire è Oracle of Seasons, tra quelli principali. Mi manca anche qualche spin-off, tipo Triforce Heroes, non c'è... Oh! Ho il delfino! Ho ucciso il delfino! Ho ucciso il delfino! Ah, non ho mai giocato a Four Swords su Game Boy Advance. Non ho mai giocato a... Povero delfino!
crossbow training, per quello che importa. Però nella serie principale ormai mi manca solo Seasons. Tra l'altro, non tutti sanno che Oracle of Ages e Oracle of Seasons su Game Boy sono due giochi completamente diversi. Quindi ho finito Ages da un pezzo, però devo ancora continuare Seasons. Sono completamente diversi. Sto notando che ciascun livello finisce in modo diverso. Alcuni finiscono stile Super Mario Bros., alcuni Mario Bros. 3, alcuni Super Mario World. Tingle no, non ci ho mai giocato in realtà. Prima o poi devo provarli. Ok, castello di Mario. Con le statue di Mario. Ui, mini Mario! Di Mario vs Donkey Kong! E posso anche tirarli. Posso prenderli a calci. Ok, è esploso! Mi è esploso addosso. Ogni livello è drasticamente diverso, sì. Ok, ho perso quello. A che punto sto? Se ti riferisci a Oracle of Seasons? Sono al punto in cui bisogna entrare nelle Tarm Ruins. Non mi ricordo come si chiamano in italiano, le rovine qualcosa. Bisogna andare a prendere quattro chiavi. Tipo la chiave a forma di X, la chiave a forma di quadrato e così via. Ed è una fetch quest piuttosto noiosa. E anche molto criptica. Perché il gioco non ti dice chiaramente dove devi andare, non ti dice chiaramente che ti servono le chiavi e non ti dice dove sono. Bisogna fare una cosa un po' criptica per trovare una mappa. E poi se hai la mappa, puoi andare a cercarle. Ma comunque, è un ottimo gioco. Ciao Spoggy! Ti spiego perché Breath of the Wild non è un capolavoro. I minigiochi in sella al cavallo. A me non dispiacciono, dai. A me non dispiacciono. Ah, per quanto riguarda gli Zelda, sto preferendo Ages per ora, a Seasons. Ricordate in Koopa's Revenge 1? Se andavi così, nell'angolo, passavi attraverso il muro e morivi. Qui invece no, qui è fatto bene. Ciao Xerve! Un giorno farò tipo una classifica dei miei Zelda preferiti. Sarà molto difficile da fare. Oh, ok. Questi mini Mario sono tipo l'equivalente dei Koopa Sapiens, i Mecha Koopa. Qual è il vostro Zelda preferito, chat? Breath of the Wild non ci sarà perché non è Zelda. Uff. Seasons of Ages è la domanda più scottante dopo l'estate alla pesca o al limone. O il Pandoro panettone. Già. Personalmente non ho dubbi, preferisco Ages, per ora. Flavio dice Twilight Princess. Silver? Faccio bene a chiamarti Silver oppure preferisci Silvero? Silvero, Silver? Tu dici Ocarina. Oh, ecco il primo boss. Cos'era quello? Era tipo Kamek. Il primo boss è una lattina? È una lattina? Cosa devo fare? Ok. La musica è particolare. Ok, ora devo colpirlo, ho capito. Ah, posso anche sparargli. Ok, non me l'aspettavo. Questo non me l'aspettavo. Perfetto Silver, va bene. Le animazioni sono stupende. Sì, questo gioco è fatto molto meglio rispetto al primo. Ed è morto. In termini di world design preferisci Season? Ages è così confuso. Hai ragione, in realtà.
Onestamente non è che Season sia molto meglio, però Aegis è davvero intricato. Sai qual è il problema? È che per andare da punto A a punto B è pieno di ostacoli per cui ti servono gli oggetti. Tipo, ora devi prendere le cose per sollevare le rocce, ora devi prendere il coso per saltare, ora devi prendere l'arpione, e così via. Ogni volta che vuoi andare da un posto all'altro, devi entrare e uscire dal menu, che manco il Water Temple di Zelda Ocarina of Time. Ed ecco perché hanno bisogno di un remake, sì. Inoltre, è un mondo con molta roba compressa in poco spazio, perché è un gioco del Game Boy, quindi è molto, molto compatto. Al punto da essere un pochino, come dire, un po' confusionario. Koopa visto da davanti ti uccide, sì. Dovrei metterlo tipo. Lo metto in un angolino così. Eccolo qui. Così. Vediamo cosa dicevate. Capo dice Wind Waker, ma ne ha giocati pochi. Wind Waker è anche tra i miei preferiti. Inoltre Panettone. FNerd dice Breath of the Wild. Stavo leggendo tutti i vostri pareri. Ok. Personalmente, è difficile. Sono già al 20%, quindi non credo che sarà così lungo. Personalmente, sono molto affezionato a Wind Waker perché è stato il mio primo. Così come sono molto affezionato a Minish Cap. Quindi faccio un po' di fatica a distinguere la qualità vera e propria del gioco dal mio gusto personale. Io sono per il Pandoro comunque. Dark è per il Panettone. La stella. Pandoro tutta la vita, concordo. Tra l'altro, oggi è successa una cosa molto triste. Purtroppo sì, è successa una cosa triste a casa mia. Ho mangiato l'ultima fetta di Pandoro rimasta da Natale. L'ultima fetta di questa stagione. Ora dovrò aspettare un altro anno per mangiare il Pandoro. Non mi ero accorto che puoi fare così. Stai piangendo, sì, anch'io. È stato un momento molto commovente. Ok. Se non sbaglio, in Koopa's Revenge 1 non potevi fare così. Qua invece sì. Oh, ok, tu non mori. Tu non mori. Alcuni blocchi sono in giro solo durante il giorno o durante la notte. Interessante. Figo, quindi ci sono differenze in base a questo ciclo giorno-notte. Tu ne hai ancora due. Vuol dire che io li ho mangiati troppo velocemente. Ok. Un altro power up qui? Pandori in estate sono più rari della PS5, sì. Perché l'ho fatto? Perché sono sceso qui? Baby Luigi. C'è qualcosa lì a sinistra. Ok, non era niente, credo. Quello squalo è una specie di squalo tricheco e molto inquietante. Ecco qui. C'era una moneta. No alla violenza sugli Yoshi. Hai ragione, dai. Gli Yoshi non mi stanno antipatici. Toad sì. La violenza sui Toad è sempre giustificata. Yoshi? No, dai. Yoshi non lo merita. Yoshi non ha fatto niente di male. Le zanzare di Seasons. Il peggior nemico di Zelda, sai che non me le ricordo? Un
Un'altra cosa che mi sta facendo un po' impazzire in Zelda, Oracle of Ages e Seasons è che ci sono quei codici che puoi mettere per connettere i due giochi, no? Devo dire che è un'idea molto carina, però sto mettendo in pausa in continuazione per mettere i codici e mi sono un po' seccato. Ti piaceva la violenza trash, sì. I giochi flash di un tempo avevano molta violenza gratuita. Oh! Oh! Mi aspettavo qualcosa quassù, però non mi aspettavo questo. Il martello! 10 vite, vero? Ok, ho preso a martellate Waluigi. 11 vite. Spawnano in alto a sinistra nel villaggio principale. Sai che non ce l'ho presente, probabilmente se ci gioco me ne ricordo. Oh, là c'è qualcosa. Anche per questo ci vorrebbe un remake. Due giochi oppure una collection possono implementare i bonus direttamente, vero? Sì, si può giocare anche nei panni di un Goomba o di un tipo timido. Ok. Adoro il Koopa che mi guarda. In autunno ti pungono e ti fanno un male gagno. Ah. Non me ne sto ricordando. E ci ho giocato tipo ieri. Deserto. Attento ai nemici che si travestono, nascondono nel terreno. Ok. Bene. Ottimo colpo. Ok, questo dovrebbe essere tipo un blocco mimic. E tu cosa sei? Oh! Sono Sonic! Sono Sonic! C'è l'effetto sonoro di Sonic! Ok! Questo non me l'aspettavo. È tipo... è Sonic. Ok. Anche Mr. Khan è contento. La cicogna di Yoshi's Island. Mario Bros. Z vibes, sì. Oddio. Quest'anno esce Sonic Frontiers. Oh, uscita segreta. Vai a farti del tè. Fai bene. È sempre bello bere qualcosa mentre si guarda qualcosa. O mangiare. Ok, ok. L'avevo visto troppo tardi. Lassù c'è qualcosa. Ah. C'era un Mario. Un Mario bambola. Shadow perché è rosso, hai ragione. Questo anno esce Sonic Frontiers. Mi chiedo se sarà buono o se sarà un disastro. Ciao Tony! Grazie per il raid. Che facevi di bello? Facciamo... lo shoutout così vediamo. Stava facendo la tripletta. Ah, perché non parte lo shoutout? L'ho scritto male. S.O. Non parte lo shoutout. Beh, che dire, va bene, facciamo così. Non so cosa giocavi, però grazie per i raid. Ok, ho sovrascritto per sbaglio il martello, ma va bene. Ok, sono molto bravo. Non devo neanche preoccuparmi di arrivarci sopra.
Smash, Mario Kart e Mario Maker, ok. Benvenuto. Qua stiamo giocando a Koopa's Revenge 2, che è molto, molto meglio del primo. Devi lasciarci, buona vendetta, grazie, grazie per aver guardato. Tony è davvero bravo a giocare questi giochi, fidati. Più bravo di me? Non ci vuole molto. Ah no! Non volevo! Non volevo sovrascrivere il power-up di Sonic. Cos'è? Grazie per il follow, mentre intanto muoio. Mister L. Mister L Lore. Grazie per il follow. Quante emoji nello schermo, sì. Partono le emoji quando qualcuno mette il follow. Qua ci sarà un P-Switch verde. Immagino che il tuo nome, Mister L, sia ispirato a Super Paper Mario. In tal caso, ottimi gusti. Stavo pensando, tipo, ma perché mi sembra diverso questo livello? Perché è giorno. Ok. Vado qui. Ok, mi sta piacendo molto il level design, è davvero fatto bene. Cioè non è solo fatto bene per un gioco flash, è proprio fatto bene, punto. È davvero molto buono. Qua c'è Waluigi. Ok. Rispetto a Mister L è uno dei personaggi dimenticati. Super Paper Mario? Credo che sia il mio gioco preferito dal punto di vista della storia e dei personaggi. Come gameplay magari non è il mio preferito, però come storia e personaggi sì. Mister L, ma anche... Non c'è niente qui? Ok, sì. Anche Conte Cenere, Dimensio... Quindi... Davvero ci sono molto molto affezionato. Ah, Palazzo Switch. Ok. Volevo prendere la vita! Ok, prese. 13 vite, sta andando bene. È il top in quanto creatività con i personaggi, sì. Il livello dell'aeronave. Ok. Quindi qua ho fatto tutto, credo. Livello dell'aeronave, dove? Ho mancato... qualcosa lì? O intendi qui? A destra del castello. Ah no, si vede e basta. Sì, sembra per ora che si vede e basta. Comunque anche la mappa è molto buona. Esteticamente magari non è il massimo, però... È un po' stile New Super Mario Bros. U, dove è tutto connesso. Super Paper Mario e Sticker Star sono i migliori della saga di Paper Mario. Ban! Ban! Un ban in chat! Per aver detto che Sticker Star è tra i migliori. Nah, scherzo, va bene. Personalmente amo Super Paper Mario. Sticker Star non molto. I boss seguono lo stesso ordine? No. Il primo boss era completamente originale, era una lattina. Come faccio ad entrare qua dentro? Ah, probabilmente col power-up di Sonic. Vediamo se lo ritrovo. Power-up? No.
Eccolo qui, era qui. Power up di Sonic, sì. C'è un power up che mi trasforma in Sonic. Diciamo, mi trasforma nei poteri di Sonic. Ecco qui. Ah, su Discord per quanto riguarda le zanzare, vediamo. Magari metti in pausa perché non voglio che succedano cose. Nel villaggio in basso c'è una vecchia che ramazza, vicino a un canneto spawnano là le maledette. Ok, ho presente la signora che dici tu, cioè lei. Un attimo. Dov'è? Questa è la mappa di Zelda Oracle of Seasons. Intendi lei? Però non mi ricordo... Ok, la qualità non è molto buona dell'immagine. Però non mi ricordo le zanzare. Per qualche motivo non le ricordo. Non le ricordo... bene. In autunno. Ah. Potrei non averle mai incontrate, oppure le ho incontrate e me ne sono scordato. Ci giocherò dopo lo stream. Oh, grazie per l'host, Wario... Wariopide. Non sai se è il migliore della saga di Paper Mario. Se è Super Paper Mario Sticker Star. Guarda. Diciamo che... il mio parere a riguardo lo dico spesso, quindi è inutile... è inutile... come dire, infierire. Personalmente Sticker Star è il mio meno preferito. Ciao Spark! Conosci Koopa's Revenge, i tuoi pomeriggi delle medie? Anche tu ci giocavi. Giocavi a questo qui, il 2 oppure l'1? O entrambi? Io da bambino giocavo sempre su... su Newgrounds. Però non ho mai giocato a questo in particolare, questo è nuovo per me. E sono molto piacevolmente sorpreso, più l'1 forse. L'1 è un po' grezzo, diciamo. Il 2 è molto buono. È fatto molto bene. Ah, mi sa che devo rimanere lassù. Ok, dovevo stare lì per un segreto. L'ho mancato. Buondì comunque, ieri eravamo, da Spark, su Ciosopedia. Abbiamo parlato del più e del meno riguardo... i giochi del 2022. O comunque del futuro di Nintendo. Con un occhio di riguardo per Mario e Metroid, ma... diciamo un po' tutto. C'è una cosa che effettivamente non ho detto ieri, riguardo Mario Kart. Ho un'idea per Mario Kart. Il prossimo Mario Kart dovrebbe avere la colonna sonora fatta interamente con l'Eurobeat. Tipo così, ogni singola musica dovrebbe essere così. 10 su 10. Sarebbe un 10 su 10 automatico. Stai caricando la replica, va bene? Assolutamente sì. La condividiamo appena la pubblicate. Ok. Prendo Waluigi. Ciao Mandorla, grazie per aver guardato. Ok. Ho perso un segreto, mi chiedo se era la moneta d'oro, cioè la moneta d'argento. Sì, c'è lo spin dash, come in Sonic. Ok, vita. Il nuovo Mario Kart dovrebbe avere solo Toad. Tu mi vuoi male. Tu vuoi la mia morte. Garden Oasis. Mi sta piacendo davvero molto questo gioco. Era una moneta, ok. Ciao Gigi, questa roba cos'è? Questo gioco è un fangame fatto in Flash. Il protagonista è un Koopa, è un cattivo. E tutti i nemici invece sono i buoni, quindi 1UP sono nemici. Sono Toad, Yoshi, funghi. Ecco qua, ammazzo Yoshi. Ed è fatto bene, in realtà è fatto molto bene.
Inoltre questo è il 2, questo è Koopa's Revenge 2. Il primo era un pochino più grezzo, il 2 invece è molto buono. Vuoi un gioco con Bowser protagonista per sterminare i Toad? Tu sì che mi capisci. Diciamo che Koopa's Revenge 1 è la cosa più vicina. Perché lì è pieno di Toad da sterminare. Con mio sommo piacere. Adesso abbiamo l'emoticon che dice schifo. L'emoticon di Toad con scritto schifo. Ah, a proposito di emoticon! Vediamo se l'hanno accettata. Ho messo l'emoticon di ieri. Del Pikmin che applaude. Clapmin. Non si vede nello stream, però dovreste vederla su Twitch. Probabilmente non l'hanno ancora accettata. Un gioco dove sei un Toad e devi volare. Perché Toad dovrebbe volare? Ok. Ecco dei Toad, finalmente posso uccidere Toad. Bene. Clapmin. Purtroppo non si vede nel video, quindi la gente che guarderà più avanti su YouTube dirà: ma cos'è questo Clapmin? Ve lo mostro, Clapmin. E questo. È un Pikmin che applaude. Zaki che manovra Pikmin. Ok, torniamo Sonic. Ok. Mi chiedo se c'è qualche segreto tra queste cose qui. Oh, ok. Ho ucciso tipo un uovo di Yoshi, mi sento in colpa. Sono uova che camminano! E io le uccido! Mi dispiace! Solo se il Toad vola col cappello alato di Mario 64. Perché è il tempo limitato, sì, così poi cade e muore. Nelle sabbie mobili. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Mi sono salvato per un pelo lì. Sbaglio, il bot non funziona oggi. Quando mettete i comandi del bot non appaiono. Non è colpa di Koopa Sapiens e Streamlabs che non funziona. Ok, va tutto bene. Va tutto bene. Quello è fuoco? Devo uccidere Waluigi. Potrei fare così? È fatto. Però ho mancato Luigi, quindi non importa. Va bene, power up non mi serve. Oh, c'è un segreto oltre la bandierina. Guardate che figo. Come non detto, sono passato attraverso il terreno. Ma dai, mi ero appena complimentato perché in questo gioco non passi attraverso i muri. Ok, è pur sempre un gioco in flash di qualche anno fa, quindi è fatto meglio, ma non è fatto benissimo, diciamo. Sparisci un po' che è una mini riunione. Va bene. Buona riunione. La fisica è commentabile. Guarda, è piuttosto buona. Almeno venendo da Koopa's Revenge 1 è piuttosto buona. Ok, me ne frego di Waluigi.
Ok, vediamo di non morire di nuovo. Ok. Adios, se stai andando ti saluto. Grazie per essere passato. Ah, qua mi porta qui, dove in realtà sono già stato. Quindi sono due uscite segrete per arrivare nello stesso punto, o sbaglio? Mi ha fatto fare il giro. Controlla Discord, vediamo. Hai fatto, diciamo, un logo alternativo. E l'immagine l'hai chiamata Wè. Grazie per il logo alternativo. Ah, stavi salutando Zack, va bene. Tutti rifiutano su Vinted. E nel frattempo fai l'italiano. Ok. Mi dispiace che devo rifare il livello praticamente, perché le due bandierine sono una accanto all'altra, quindi devo rifare tutto da capo. Però andrò veloce. Ah, ti leggo, hai detto, attiva il bot dei comandi. Ma in realtà non dipende da me. Quelli sono i comandi di Streamlabs che non funzionano, quindi non so perché. Ok, speedrun, speedrun! Sono andato a sbattere, speedrun! F11 per un personaggio segreto. Perché non mi fido? Perché ho un cattivo presentimento a riguardo? Oddio, ok. Salvo. Premiamo F11. Non succede niente. Aggiungere alla lista dei fangame? Psycho Waluigi è bellissimo. L'ho provato in uno dei primi episodi che abbiamo fatto. In realtà ci ho giocato anche da bambino. In uno dei primi episodi dello scrigno dei fangame l'ho provato. Però ci ho giocato solo per qualche minuto. Sarebbe bello portarlo per intero. E poi Todd Strikes Back. Quello, se non sbaglio, ci ho giocato da bambino, per intero. Potrebbe essere interessante. Anche se si gioca nei panni di Todd, il che, diciamo che viola le politiche del nostro sito, però va bene. Grazie per i consigli. Ci sono molti giochi fantastici di Mario Fangames Galaxy, di Newgrounds, che da bambino giocavo in continuazione. Li hai trovati molto belli? Li avevi completati? Sì, praticamente. Parlo per Psycho Waluigi, per esempio. Potrebbe essere un gioco ufficiale. È quasi all'altezza, se non all'altezza, di un gioco ufficiale. Oddio! Guardate lo sfondo! Guardate questo Luigi! Ok, oddio. Entriamo qui. Volo. Ok. Non ho capito bene come sono finito qui, ma va bene. Non ci sono molte cose che possono danneggiare i fantasmi. Sono dei figli di... Quindi fai attenzione, ok. Hai parlato con Andrew riguardo Super Mario Bros. 6? Un tuo fangame? Oh, interessante. Sarei molto curioso di farlo. Super Mario Bros. 6 ci ho giocato... ogni tanto nei giorni scorsi, più che altro nei mesi scorsi, ho fatto qualche episodio su Super Mario Bros. 6. Personalmente sono stato sempre più un tipo da Super Mario World, hack di Super Mario World. Le ho giocate, ne ho anche fatta qualcuna. Come dicono in Mario 64, sì, i fantasmi non muoiono mai. Ok, sono tornati indietro. E sono nudo. E non c'è più la porta. Quindi c'è un puzzle, come
diciamo, nelle case fantasma. Oh, ecco qui. Vorresti provare le mie? Beh, in realtà... diciamo che di hack complete ne ho due. Una non credo più che sia molto buona. Magari... diciamo che è quel tipo di buono nel senso che... è buono per un bambino che l'ha fatta quando aveva pochi anni. Ma non è così buona oggi. Mentre il maniero spettrale... l'ho fatto insieme a Duraner e Red. Quello penso che sia ancora piuttosto buono. Sinceramente, perché loro hanno fatto anche un lavoro fantastico. Comunque, grazie per essere passato. Buono studio. Idem per le creazioni, sì. Diciamo che rivedere le cose che abbiamo fatto da bambini è un po' difficile. Però dai, non è... non, magari non è così terribile. Comunque, grazie per essere passato, mi fa piacere. A proposito comunque di Metroid, e lo dico purtroppo ora che se n'è già andato, sto considerando di cominciare Metroid Prime 3, che è l'unico che non ho ancora finito, tra quelli principali. Non ho mai giocato a Pinball, non ho mai finito Hunters, però diciamo tra quelli principali l'unico che mi manca davvero è Prime 3. E quindi ho intenzione di iniziarlo a breve. Storm inizia Corruption, eri ancora qui? Sì! Finalmente, perché Zaki mi dice che devo giocarci da una vita. Quindi finalmente lo inizio. Prima vorrei finire Spelunky. Sono nudo. Vorrei togliermi il pensiero di Spelunky. Parte della propria crescita personale, sì. È normale. Bye bye, grazie per essere passato! La luna di Majora's Mask! Che figo! Se non avete visto l'inizio dello stream, c'è un ciclo giorno-notte. A volte è di notte, e a volte è di giorno. Di notte c'è la luna. Che figo! Ok, qua non ci sono molti power-up. Dico, mentre ricevo un power-up. Anche Xerve, sì. Diciamo che ho anche voglia di rigiocare a Prime 2. Però prima do la priorità a Prime 3, perché non ci ho mai giocato. Mi è venuta molta voglia perché stavo ascoltando una playlist su YouTube di musiche Metroid. E mi è venuta una botta di nostalgia per la musica di Prime 2. Qua c'è qualcosa? Un segreto? Ok. Adoro tantissimo la musica dei Prime. Se c'è una cosa che mi ha deluso un po' in Dread, è la musica. È un pochino monotona, non è molto... non è mai molto orecchiabile. Nei Prime, per me, hanno un equilibrio fantastico tra l'atmosfera, la musica, diciamo, ambientale, e la melodia. Ci sono molti brani molto... molto memorabili! Va tutto bene, va tutto bene, va tutto bene. Va tutto molto bene, va tutto bene! Ok, cerco di prendere la vita. Mondo 01, retro! Ok, stile Super Mario Bros. 1. È letteralmente l'1-1. E non ti fa tornare indietro? Ok. Ok, speedrun. No! Un attimo. Ok. Ok.
E poi? Oh, porta al mondo 4! Figo! Diciamo che è una scorciatoia, mi piace che esiste, però... non la prendo, faccio tutto normale. La luna mi odia, dice il livello. Ho un po' paura che cada da un momento all'altro. Ok. Ok, speedrun. Ok. Penso comunque che farò questo mondo e basta. Penso che fare i primi due mondi sia buono per la prima parte. Poi penso che farò... non so quanto durerà questo gioco, se sarà tipo 4 mondi, 5 mondi. Però potrei fare anche una parte dedicata al trovare i segreti. Uff, uff, uff. Ok. A proposito di piani per i prossimi stream... domani Banjo-Kazooie. Domani niente Tomato Adventure. Saltiamo un episodio di Banjo... o meglio, saltiamo un episodio di Tomato Adventure... per giocare a Banjo. Ripeto, uno dei miei giochi preferiti di sempre. Quindi sono molto felice di giocarci un po'. Su Switch. Ok, prendo molto volentieri il power up. Banjo! Ok. Questo credo che sia il boss, Forsaken Pyramid. Esatto, è il livello finale. L'entrata così mi ricorda un po' Zelda 2. Dovrebbe essere disponibile, non lo so, sai? Non ne ho idea. Vorrei fare un salto un po' più alto per vedere se c'è un segreto qui. Magari se volo? Oh, ecco qui. C'è un segreto? Ah, vorresti giocarlo in blind. Questa è una cosa che... avevo chiesto un po'. Se preferivate... che ci giocassi subito? Oppure darvi un po' di tempo per giocarci voi? Oh, ecco il boss. Un'insalata? Ok. È un'insalata. Ok, pensi di fare qualcosa, di attaccare? Devo solo andare lì? Ok. Ok. Ok, va tutto bene. Dovrebbe avere 3 HP, il boss? Uff. Ok, e invece no, è ancora vivo. È ancora vivo. Oddio. Ok, va tutto bene. Posso cambiare l'aspetto dei boss. Cos'altro c'è? Oltre a quello normale. Oddio. Wow! Sono morto. Il coso di Twilight Princess. Comunque sì, dicevo... non so bene se fare... Banjo domani. Penso di fare così. Almeno il primo mondo domani. Così non vi spoilerò molto. Il primo mondo è molto semplice. Ok. Sarà più difficile ora perché non ho i power up. E poi magari tipo martedì prossimo, lunedì prossimo. Vedremo.
Magari farò tipo un'ora Banjo, un'ora Tomato Adventure. Sto già morendo. Ok. Mi basta stare qui. Fidatevi, sto qui e vinco. Fidatevi, va tutto bene. Come hanno detto? Storm ufficiale. Ufficiale Nintendo Direct. Annunciato per il 26. E invece no, non è ufficiale. Il suono della porta del boss è lo stesso dei Mega Man. Ah. Hai ragione. E ho già subito danni. Ok, oh mio Dio. Va tutto bene. Cosa può andare storto? Sono nudo e sto per vincere. Ok, qua basta fare avanti e indietro. Ok. Ok, qua mi calpesta stile Bowser in Super Mario World. Ok, ho perso l'opportunità. Comunque mi lancio i pomodori come in Tomato Adventure. Ok. Un fungo gigante lo hanno modificato per evitare i copyright. Ah, possibile. Perché qui comunque ci sono Mario, Luigi, Wario, Waluigi, Koopa. Quindi comunque ci sono le cose coperte da copyright. Ok, va tutto bene. Mi chiedo se posso fare tipo così. Pessima idea. Volevo rimbalzare sul muro. Ok. Ora dovrebbe attaccarmi, non ancora. Ora sì. Ecco qui, ecco qui. Un altro colpo? Oddio. Va tutto bene, va tutto bene. Mi ricorda un po' Viaggio al centro di Bowser. Con le carote, gli ortaggi. Iii! Silver diceva, sto boss lo odiava da bambino. Posso capire perché. Potevano cambiargli i colori e sfruttare i copyleft. Sì. Però non so perché ci sono molte cose coperte da copyright. Ok, ho imparato. Ora vinco. Ora vinco. Se non vinco questo tentativo, esco da qui per prendere un power up. Anche perché non ho visto il livello per intero. Sono andato con la scorciatoia. Ouch. Oh! Va bene. Va bene. Va bene. Non so se posso fare... Vado qui un attimino. Vado a prendere qualche power up. O a perderlo. Ok. Mi chiedo se posso uscire, tipo... Se faccio così... Mantengo il power up? Sembra di sì. Sembra di sì! Ottimo, ottimo, ottimo. Quindi posso fare così? Prendere il power up e uscire. Oh, grazie per il follow, Tronchi.
Bel nome. Mi piacciono i tronchi. E grazie per il raid. It's Ricky Show. Vorrei fare... 34 spettatori. Vorrei fare uno shoutout, però... Sembra che non stia funzionando il bot. Non va il bot, quindi faccio manualmente. Quindi grazie per averci seguiti, per aver fatto il raid. Ciao, ciao a te. It's Ricky Show. Lo scrivo manualmente perché il bot non sta funzionando. Salve a tutti! Che facevate di bello? Come va la vostra giornata? Per quanto mi riguarda, noi siamo i Mario's Castle, siamo un canale dedicato a Mario. Quindi, qua vedete un gioco non ufficiale di Mario, ma un fangame di Mario, chiamato Koopa's Revenge 2. È un gioco in flash del 2014, ed è piuttosto buono. L'altro giorno abbiamo giocato all'1, che non era così buono, diciamo, era un pochino grezzo. Ouch! Questo invece è decisamente meglio. Pokémon Diamante. Buono. Io non ho giocato ai remake, però amo molto gli originali. Comunque Tronchi è un bel nome. Da bambino mangiavo molto spesso i tronchi a colazione a scuola. Era la mia merenda preferita. Quindi apprezzo il nome. Devi scappare a lezione, va bene. Grazie per il follow, Iruma-chan. Benvenuto, benvenuta. Oh, mi sono distratto un attimo. Mi cadavano addosso i pomodori. Bene, ho già perso i power-up. Ripasserei con più calma. Mi fa piacere, grazie per essere passato comunque. Ok, un attimo. Grazie Zella. Oh, Zello, scusa. Qua non si legge molto bene con questo font. Benvenuto, benvenuta. Vieni dal signorino e Ricky Show. Intanto io sono morto. Per una buona causa, perché ero occupato a salutarvi. Ok, torna a prendere i power-up. Grazie ancora per i raid. Quindi, questo gioco mi sta piacendo parecchio. Diciamo che ha tutto quel carisma tipico dei giochi in flash di una volta. Anche se non è così vecchio, perché è del 2014. L'uno era del 2006, quindi proprio prima era dei fangame. Questo invece è 2014, quindi un po' più recente. Facciamo così. Forse facevo prima a caricare il salvataggio, ma va bene. Prendiamo il power up. Storm, puntini, puntini. Puntini, puntini, Storm, che fai? Perché sei così scarso, Storm? Ok. Questo power up che ho adesso mi trasforma praticamente in Sonic. Ho lo spin dash. Ok. Il Direct del 26. Se esiste davvero, sì, lo seguo. Purtroppo non esiste, almeno per ora. Ok, riproviamo. Ah, qua c'era un fiore di fuoco. No, va bene così. Ok, boss! Stavolta vinciamo. Ora vinciamo. Ok, ok, va tutto bene. Comunque credo che, anche se quello era finto, penso che per un direct non manchi molto. Una settimana o due? Magari? Leakato un direct per febbraio. Chi sarebbe la fonte del leak? Mi piace questo piccolo dettaglio mentre muoio, che il Koopa si appoggia al muro. Quando sei contro il muro il Koopa si appoggia. Adesso perde. No, 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 no. Adesso vinco. Ho perso l'opportunità. Ok. Ecco qui, ecco qui, ecco qui. Ok. Va tutto bene. Va tutto bene, fidatevi.
Ok. No, 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 no. Va bene. Va bene. Va bene. Mi chiedo se... Oddio, no. Volevo caricare il salvataggio. Se faccio tipo così... Carico. Eccomi qua con i power-up. Ci sono leak che parlano di Mario Odyssey 3 e l'obiettivo sarà trovare le mutande perdute. Fonte... Evil Storm. Confermato. È una fonte che non ha mai sbagliato, quindi... È confermato. Ok, boss! Boss. Ok. Voi quanta esperienza avete comunque con i fangame in Flash? Perché molta gente qua in chat ci giocava da bambino o da bambina. Personalmente anch'io, anche se non ho mai giocato questo in particolare, come dicevo prima. Poca. Questi stream, diciamo, hanno due scopi. Uno è... per i nostalgici, so parlare, per riscoprire questi giochi e morire. L'altra è per farli scoprire a nuove persone. Quindi mi fa piacere se c'è qualcuno che magari lo guarda per la prima volta. Tronchi. Luigi Castle. Perché Luigi Castle? Mai giocato in vita tua? Ma non sapevi nemmeno che esistessero fino ad oggi? Sei troppo vecchio. Nah. Io mi sento vecchio proprio perché ci gioco. Diciamo che il periodo in cui erano in voga questi giochi era intorno al 2006-2010. Questo gioco, anzi, è del 2014, è un po' recente rispetto alla media. A noi piace fare solitamente il martedì e il giovedì, che visitiamo i fangame. Mentre lunedì, mercoledì e venerdì solitamente giochi ufficiali. Uno con Mario che spara con un fucile, probabilmente lo conosco. Una cosa caratteristica dei fangame è che spesso mettono cose impossibili per i giochi ufficiali, tipo sangue, violenza. Oddio, non credevo di riuscirci. Ok, va tutto bene, va tutto bene, va tutto bene. Primo fangame è Mario 63, intendi il primo fangame in assoluto? Ah, il tuo primo fangame. Ok, attenzione. Credo che il boss sia quasi morto. Ok, è morto. Non ricordo qual è il mio primo. Però, come dicevo, personalmente sono più abituato alle hack. Per esempio di Super Mario World, Super Mario 64. Erano i fangame che giocavo di più. A parte essere su Newgrounds, con i giochi in Flash. Che dire, quello era tutto per il secondo mondo. Inizia il mondo 3. Facciamo che vada avanti ancora un po'? Prova Mario Flashback. Assolutamente sì, devo provarlo prima o poi. Assolutamente sì. Facciamo che vada avanti un po', dai. Visto che c'è stato il raid da poco. Perché no? Solitamente finisco verso le 6, quindi... Nel 2006 avevi 21 anni. Comunque, ti si sta aprendo un mondo. Corri a cercare cos'è Mario 63, considerando che Mario 64 è tra i tuoi giochi preferiti di sempre. Mario 64 è anche il mio preferito. O comunque tra i miei preferiti, però credo che sia proprio il mio preferito in assoluto. Almeno tra i Mario 3D. Questo power-up permette di nuotare, un po' come la rana di Super Mario Bros. 3. Super Mario 63 è praticamente un gioco che prende
la struttura di Super Mario 63, però la fa in 2D. E ci sono anche elementi di Mario Sunshine. Quindi è un po' come giocare a dei giochi non ufficiali che non sono mai esistiti ufficialmente, però alcuni sono all'altezza dei giochi ufficiali, o comunque paragonabili. Adoro l'animazione di Koopa che nuota. Guardate le gambe. Guardatelo. Guardatelo. Qua c'è un segreto. Vado avanti giusto il tempo che finisci italiano. Va bene, fammi sapere quando finisci. Comunque mi piace lo sfondo. Mi ricorda qualcosa tipo... Avete presente su DS... come che si chiama? Electroplankton. Qualcosa di strano di quel tipo. Spero che ci sia un altro power up qui. Ok, esatto. Comunque, in questo gioco si gioca nei panni di un Koopa. Bisogna uccidere le bambole di Mario, Luigi, Wario o Luigi. Si gioca nei panni di un cattivo, bisogna uccidere, diciamo, i personaggi di Mario. Proprio tipicamente per un gioco Flash di quest'epoca. Con violenza gratuita e quant'altro. Oddio. Checkpoint. Da piccolo giocavi un fangame dove c'era Paper Mario che guidava un camion. Dovevi portare le monete da un'altra parte. Quello non ce l'ho presente. Come si chiamava? Se te lo ricordi. Guardate questo nemico. Carino. Mi piace anche la faccia dei delfini. Là c'è una moneta. Ok. Non ti ricordi, avevi 5 anni. Io, quando ero molto molto piccolo... Avevo un fangame sul PC in cui praticamente non riuscivo mai a superare un livello, tipo uno dei primi livelli, perché non sapevo come si faceva a correre, quindi camminavo e basta, e c'era un salto che non si poteva fare camminando. Sì, i delfini di Mario World, solo che qui sono cattivi. O meglio, noi siamo cattivi, loro sono buoni, quindi dobbiamo ucciderli. Qua ci sarà un blocco, esatto. Qua il fuoco non funziona, mi sa, perché siamo sott'acqua. Che ne penso del trailer di Cuphead? Non l'ho visto, sai? Devo dargli un'occhiata a Cuphead, alla serie di Cuphead. Non ho mai giocato all'originale, al gioco originale, però l'ho visto giocare. Solitamente quel tipo di gioco non fa molto per me, diciamo, improntato sulle battaglie con i boss, molto difficile, io sono scemo, sono scarso. Oddio! Come vedete, non sono molto bravo, quindi... Non mi ispira moltissimo il gioco, però mi ha sempre affascinato molto l'animazione di Cuphead. Ok, abbiamo tutte le monete d'argento. Ed è finito. Come ho fatto quel wall jump? Ragazzo Tazzino ha la voce di Davide Garbolino. Mi piace che poi vengono annunciati i doppiatori. Ed è sempre un po' strano. È sempre un po' strano vedere i personaggi a cui sei abituato con doppiatori reali, diciamo. Un po' come quando c'era il film di Mario, quando hanno annunciato il film di Mario, con Chris Pratt e così via. Ok. Il film di Mario. Ci sarà da divertirci, alla fine di quest'anno. Oddio! Il tubo è finto! Il tubo è finto! E ha la bocca.
Hai riconosciuto la voce. Ciao Zaki, bentornato. Bella faccia, sì. Stanotte c'è Banjo, sì! Banjo-Kazooie è uno dei miei giochi preferiti in assoluto. Lo dico di nuovo, per chiunque è nuovo. Adoro Banjo. Quindi sono felicissimo perché sta finalmente uscendo su Switch Online. L'emulazione di Switch Online non è il top, però sono felice che più gente potrà giocarci. Ok, non sono andato molto bene, però va tutto bene. Di Cuphead. Su YouTube c'è gente che li fa senza subire danni, leggevo la chat. Un attimo, ok. Oh wow, siamo proprio alla fine. La piuma, sì. C'è la piuma come in Super Mario World. Ci sono un mucchio di power-up. Ok. A che serve questo power-up? Se non sono in acqua? Oh, ok, va tutto bene, va tutto bene. Mi sono salvato col wall jump. Ah, giusto, Zaki mi ha introdotto lui a Banjo. È stato lui a convincermi a giocarci, tanti tanti anni fa. E ora è tra i miei giochi preferiti. Ci sono cascato di nuovo. Oh, qua è stile Super Mario Bros. 2. Questo gioco ha anche molti riferimenti ai giochi da Super Mario Bros. 2, 3, World. Ok, ok, va tutto bene. Va tutto bene. Power up per l'acqua mentre sei a terra è come costume da rana in Super Mario Bros. 3, sì. Cioè, inutile. Graficamente è molto carino qui. E poi ci sono le api di Mario Galaxy, così a caso. Perché la moneta d'argento sta diventando verde in alto a destra? Ok, non ho capito perché, ma va bene. Vero, ci sono i tubi con l'uscita a scoperta. E ecco la piuma. Quindi torniamo in stile. Dov'è finita la piuma? È scomparsa! Mi sono allontanata ed è scomparsa! Hai cercato i fangame di cui parlavi prima, però tristemente non l'hai trovato. Peccato. È un po' triste quando non riesci a trovare i tuoi giochi preferiti dell'infanzia, o anche tipo canzoni, serie. Quando non li ritrovi più. Ciao Tronchi, grazie per essere passato. O passata, non so. È stato un piacere anche per me. Grazie per aver guardato. Uccido Wario? Ok. Il mostrone verde era un tubo. Era un tubo finto. Ecco la piuma. Ok. Oh, rieccolo. La piuma è molto forte, come in Super Mario World. Sembra power up migliore. Buona. La moneta diventa verde perché dopo che la prendi ci metto un attimo per salvarla. Ah, ho capito. Grazie per avermelo detto. Mondo 3-3. C'è una balena morta! C'è una balena spiaggiata! E qua va in automatico. E ho mancato il power up! Ma va bene così, credo. Preferisco avere il fuoco. Come non detto, qua non si può usare il fuoco.
Va tutto bene, nessun problema. Il livello della balena è bello. In Super Mario Bros. 2 c'era la balena. Quelle balene quadrate. Gli autoscrollo sott'acqua che odi. Già. One up. Comunque davvero, questo gioco, la difficoltà è molto più bilanciata. E perdiamo subito il power up. Bene. Bene. La difficoltà è bilanciata, il level design è molto buono. È davvero molto molto buono. Qua ci sarà il blocco rosso. Ok, checkpoint. Ok. Siamo nudi. Mi prendo il power up. Ok, cerchiamo di non perderlo subito. Oddio. La moneta! La moneta! La moneta! Sono morto per prenderla. Ok. Stavolta non ci casco. I livelli acquatici solitamente non piacciono neanche a me. Però in Super Mario World non mi dispiacciono. Perché in Super Mario World hai un bel po' di controllo sott'acqua. Puoi decidere se vuoi fare salti piccoli, salti grandi. Quindi non mi dispiacciono così tanto. Un altro gioco che fa abbastanza bene i livelli sott'acqua è Donkey Kong Country. Per il resto, i giochi migliori sono quelli che non hanno i livelli sott'acqua. Non sono un grande fan neanch'io. Ecco qui. Le bambole prima erano i baby. Oh mio Dio, guardate la balena! È già il boss! È già il boss! Beh, facciamolo quindi. Le bambole prima erano i baby. Intendi in Koopa's Revenge 1? Nell'uno c'erano proprio i baby. Ah, c'è qualcosa che non va con i denti della balena. Sembra che si possano staccare. Ok. Oddio. Oddio! Questa balena è mortissima. Cosa dovrei fare? Posso tipo entrare qui? Ah, semplicemente entro così. Figo! Questo mi ricorda un po' Viaggio al centro di Bowser, di nuovo. Lo menziono per la seconda volta oggi. Ok. Carina la musica. Ok, va tutto bene. Figo. Stile Super Mario Land 2 pure, vero? Super Mario Land 2 è molto buono, molto sottovalutato. Tutti parlano di quanto è buono Super Mario World, giustamente, di quanto è buono Super Mario Bros. 3. Non tanta gente parla di Super Mario Land 2. Ah, vediamo se riesco ad arrivare lassù. Ok, un attimino, so come fare. Ecco qui. Ok. Super Mario Land 1 è piuttosto grezzo, diciamo, è piuttosto primitivo. Ma il 2 è molto buono.
E poi vabbè, dal 3 in poi sono i Wario Land. Ci sono due porte qui. Andiamo qui. Stavo per cadere. Va bene. Non ho trovato ancora l'interruttore rosso. Oddio, cos'è questo? Oddio! Ok. Bene, l'esplosione mi fa male. Anche da lontano. Ok, rimbalzano, quindi sono piattaforme, per quanto siano pericolosi posso usarli come piattaforme. Mi sta venendo voglia di giocare a Viaggio al centro di Bowser comunque. Oddio. Ok, va tutto bene, va tutto bene. Prima ovviamente ci saranno... Ci saranno gli altri Mario e Luigi. O in generale gli altri Mario RPG. Per chi non lo sapesse, per chi è nuovo magari... Noi cerchiamo di giocare a tutti i Mario RPG in stream. Siamo arrivati a Superstar Saga. I prossimi giochi saranno Paper Mario il Portale Millenario, che probabilmente sarà... tipo... nel prossimo mese. Sono morto! E poi Mario e Luigi, Viaggio al centro... No, Fratelli nel Tempo. Poi viene Super Paper Mario e poi... muoio. E poi muoio. Però insomma... i Mario RPG sono tra le mie serie preferite, quindi... sia Mario e Luigi che Paper Mario. Quindi una delle mie cose preferite da fare nello stream è rivisitare tutti i Mario RPG. Ok, credo che questo sarà l'ultimo livello che farò, comunque, per oggi. Ok. Va tutto bene, va tutto bene! Non va per niente bene. Portale millenario, subito dopo Tomato Adventure. Non saprei. Perché volevo fare anche tipo una settimana, o giù di lì, dedicata agli speedrun di Mario 64. È una cosa che voglio fare da tempo, quindi... vedremo. Inoltre, stiamo preparando una cosina per quanto riguarda Paper Mario. Perché, che facciamo? Giochiamo a Paper Mario e basta? Normale? Ci vuole qualcosina di particolare, no? Ok! Quindi... Bentornato, Duraner. Siamo dentro una balena. Normale amministrazione. Sono, credo, alla fine del mondo 3. Pinocchio, sì. Chissà, chissà. Ok. Ok! Mi faccio fregare perché... le bolle viola sono pericolose. E quindi cerco di evitarle. Cercando di evitarle finisco nel veleno. O nell'acido, in quello che è. Vengo digerito. Ok. Esatto! Ok. Con calma. Bene. Sapete cosa potrei fare, visto che sono le 6 e un quarto? Potrei anche, tipo, lasciare il cliffhanger e fare questo livello la prossima volta, martedì. Anche perché poi ci sarà il boss, quindi sono già oltre il mio orario solito. Abbiamo appena superato le 2 ore di video e sono oltre il mio orario solito, quindi credo di fare così. Non vorrei tipo finire alle 6:30 o più tardi. Vediamo l'immagine.
Cosa sei? Sì, quello. Quello è un bu. O comunque non un bu, è un fantasma. Molto carino. Tempo di raid? Sì, dai, direi di sì. Quindi salvo. Non mi dimentico di salvare. Salva. 50%, comunque perfetto. Perché siamo al 50%. Non hai finito italiano, ma va bene lo stesso. Mi dispiace. Ho finito prima di te. C'è suppa con Paper Mario. Allora, intanto vi saluto per quanto riguarda Koopa's Revenge 2. Mi sta piacendo molto. Continueremo martedì, probabilmente. O comunque la prossima settimana. Quindi bye bye.